Siamo con una consigliera comunale, mi hanno parlato di te, di varie belle cose che organizzate, complimenti. Grazie, grazie mille. Ricordiamo il nome? Asia Ferretti, Asia. Allora Asia, qui abbiamo visto delle cose bellissime, ci siamo ritrovati all'interno di una grande famiglia, come ci si sente a far parte di questo paese? Beh, comunque è molto bello, soprattutto perché ci sono molti giovani che partecipano a tutte le attività e quindi, essendo io giovane, la più giovane del comune, del consiglio, è sempre un piacere. Quanti anni hai? 24. Giovanissima. Bene, questa è un'organizzazione bellissima, l'abbiamo già detto prima con il sindaco, la vice sindaca, con il presidente della Prologo e anche con tanti altri ragazzi che abbiamo intervistato. Veramente è un fiore all'occhiello della nostra bellissima Sabina. E qui ci sono tantissime associazioni meravigliose che organizzano insieme a voi o che comunque danno un supporto importante a livello organizzativo. Sì, esattamente. Ad esempio faccio parte anche di un'associazione giovanile che quest'anno, ma proprio in questo momento, ospita 10 ragazzi spagnoli tramite un progetto Erasmus con l'Unione Europea e qui in effetti abbiamo una delle ragazze che ospitiamo, Alicia. Alicia, salutiamo Alicia. Buonasera. Buonasera. Come va? Bene. Quanti siete? Quantos años? Quanti sogni? 22. 22. E tanti ragazzi qui in Sabina. Vi piace? Vi piace questo paese? Sì, molto. Muy bello. Muy bello. Cosa fanno loro realmente qui? Sono turisti e studiano? Fanno anche altre ricerche? No, è un progetto che si basa sulla sostenibilità ambientale, quindi ogni giorno per una settimana fanno delle attività insieme ad altri ragazzi di Toffia, altri 10 ragazzi di Toffia, proprio su appunto l'ambiente, la sostenibilità. Abbiamo visitato già aziende agricole del territorio. Sì, insomma... Questo. Bellissimo, complimenti. Quando volete potete anche chiamarci per poter seguire un po' tutto quello che avviene, testimoniando la bellezza di tutto questo. A vostra disposizione davvero, perché sono progetti che meritano attenzione. Sono fatti con il cuore, con la passione, con l'amore per il territorio. Sì, 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 grazie mille e grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie mille.